penso che comunque, cercando di arrivare almeno a questo trofeo rimasto, o perlomeno insomma andando avanti per il marketing, spero che rientri qualche cosa per puntare magari a qualche giocatore in estate, questo è sicuro. Ma Hernanes che fine ha fatto? Hernanes, come Vidic, purtroppo non lega con Mancini, quindi c'è questo problema a livello di giocatori che non legano con l'allenatore. Vidic sappiamo tutti perché bene o male nell'ambiente si vociferava, ma tanto è chiaro che ai tempi del Manchester c'era stato un litigio, quindi non va. Hernanes invece non va perché non è visto proprio da Mancini, non è mai piaciuto e preferisce un Brozovic oppure un Kovacic, quindi non un Guarin. Non c'è spazio purtroppo per lui. A me dispiace perché Hernanes è straordinario, a me piace tantissimo come giocatore, quindi secondo me dovrebbe giocare sempre, però il Mancio non lo vede, quindi niente. Beh, almeno sarebbe un regista puro, no? Con centrocampo. Sì, assolutamente, un regista e poi soprattutto una punta che possa segnare tanti gol oltre ai Icardi, perché noi abbiamo bisogno di un'altra punta come Icardi. Palacio ormai ti fa quella doppietta ogni tanto e poi basta. Podolski è stato, alla fine ha avuto ragione il nostro David, è stato un buco nell'acqua e dispiace perché purtroppo io ritorno sempre su lo stesso discorso. È un giocatore che a me è sempre piaciuto, poi quando lo usi magari alla PlayStation è un fenomeno, poi nella realtà purtroppo sta dimostrando di essere uno scarto, purtroppo. Erano belli i tempi con Ibra e tu, eh? Vabbè, ho capito, ragazzi. Eccolo, Eriva. Beh, sì, erano bellissimi, poi con Adriano che a PES 6 segnava le bombe da centrocampo, anche quello era molto bello. Anche Milito, come non dimenticare. Ma Ibra, esatto, e non hanno mai giocato insieme però. Per la serie di quando tu spari con il tiro quadrato e poi come insomma è sempre sotto al 7, quindi quello era vero. Pam pam, senti, allora, settimana di coppa, no? Questa, ci stai? Pampa, ci senti? Aspetta, Pampa, ci sei? Pronto, 1, 2, 3. Eccoci. C'era stato probabilmente la bora delle Marchigiana, aveva portato via il telefono. Buttalo giù un satellite. Esatto. Senti, allora, settimana di coppe nazionali, no? In tutte, tranne che in Inghilterra, in Germania, in Spagna, in Italia e in Francia. Allora, in Italia, dammi le percentuali per il ritorno. È vero che si rifarà tra un mese, perché l'8 aprile ci sarà Fiorentina-Juventus e il 9 aprile ci sarà Napoli-Lazio. Dammi le percentuali su Lazio-Napoli, chi passa al turno e che le percentuali di chi è più favorito. Percentuali 60% Napoli, 40% Lazio, quindi secondo me alla fine il Napoli andrà in finale, mentre per quello che riguarda la Juventus con la Fiorentina, bella battaglia, anche se secondo me la Fiorentina partirà nettamente avvantaggiata, quindi secondo me 80% Fiorentina e 20% Napoli, senza ombra di dubbio. Quindi ovviamente vantaggio. No, Napoli, scusami, Juventus. Esatto. E questa sera si parla troppo di Napoli, quindi ce l'ho proprio nel cervello. Senti. Nel cervello. Allora, tra un mese si farà questo ritorno, no? Ma se facciamo finta, la Juventus esce dalla Champions e comunque porta a casa sempre davanti il campionato, però non lo chiude definitivamente, e esce dalla Coppa Italia, ma già al 10 di aprile, portandosi a casa solo lo scudetto, è uscita gli ottavi di Champions, che stagione è secondo te per la Juventus? È questa. Moro è questa, però insomma Pampa, però quella della Roma non è un vetro che si rompe, sono vetrate del grattacieli di New York che si rompono.
Beh sì, assolutamente. Però comunque la Juventus, se dovesse uscire dalla Champions, stagione completamente fallimentare, a dirla tutta. Sì, poi ecco, insomma, stagione fallimentare e poi anche questa Coppa Italia, così uscire miseramente con la Fiorentina perdendo in casa 2-1, roba da mani nei capelli per una squadra che si reputa la più forte in Italia e che dovrebbe esserlo comunque, non dico al 100%, ma almeno all'80%, visto che vincerà il campionato. Poi, per carità, il pareggio in casa con pareggio fuori casa con la Roma ha dimostrato anche un calo netto della Juventus, perché a parte il gol è arrivato su un calcio piazzato, tanto per cominciare, e poi il pareggio della Roma che è arrivato su un'azione un po' così, cioè era un'azione semplicissima per i difensori della Juventus, invece è sbucato Keita o Keite, come dici tu Maxi, e quindi si è fatta recuperare il gol di vantaggio in 10 contro 11 poi. In 10 contro 11, esatto. Quindi secondo me, se la Juventus dovesse fallire anche l'obiettivo Borussia Dortmund, io credo che sarà stata proprio una stagione da rivedere, e poi sì, dicevo da rivedere, e poi comunque un punto della situazione va fatto, perché tanto sappiamo tutti che poi a fine stagione il signor Vidal andrà via e anche Pogba. Perché questa sicuramente andrà via, perché la Juventus cederà alle offerte del Paris Saint Germain o di altri club prestigiosi. Vidal è un giocatore che vuole andare via, e quindi problemi secondo me ce ne saranno. Poi bisogna vedere. Ci fai una squadra con i soldi di Pogba e di Vidal? Moro fa sì con la testa. Pure due dici. Ma ce ne fai pure tre. Ma perché viene venduto veramente a 100 milioni? Scusa, un giocatore che in Europa non ha fatto nulla, perché dovrebbe costare più di, che ne so, Iniesta, di Hazard, di, che ne so, aiutatemi, incontro Verratti. Perché Verratti, ma certo, Cavani. No, aspetta, io parlo di centrocampisti. Perché Pogba dovrebbe costare? Perché dovrebbe costare più di questi giocatori? Visto che non ha dimostrato nulla in Europa. Cioè, non mi sembra che nelle partite contro le Champions League Pogba abbia mai fatto la differenza. Ma guarda, ma io più che altro la risposta la darei alla domanda. Assolutamente un album di figurine, quello sì. Per quanto riguarda Pogba, è un giocatore fortissimo, però non ha dimostrato nulla, e quindi sì, io non ci spenderei mai se fossi una persona che mi intende, appunto, ad intendermi di calcio. Ma sappiamo che gli arabi non se ne intendono di calcio, e quindi tirano solamente fuori il portafoglio per spendere, espandere, e poi soprattutto non vincere mai nulla, perché il Paris Saint Germain adesso verrà eliminato dal Chelsea, quindi mi dispiace, ma è così. E anche lì l'altro buco nell'acqua, Ibrahimovic, Cavani, Verratti, sembra l'album di figurine che poi non arriverà a nulla. Sì, sono d'accordo con te. Se non sbaglio 1-1 all'andata, Chelsea, Paris Saint Germain. Sì, esatto, Paris Saint Germain, esatto, Chelsea, 1-1 a Parigi, quindi adesso c'è il ritorno a Londra, e sappiamo che Mourinho quando è in casa non ne sbaglia mai, questo è. Eh sì. Sì, infatti la vedo veramente difficile per i parigini. Senti, ma allora settimana copera, come si dice in Spagna, no? Di Coppa Nazionale. Abbiamo detto dell'Italia. Tutti i juventini speravano che nell'infortunio, nella partita di eliminazione della Coppa di Germania per Royce, dove Immobile ha segnato, invece solo una contusione, e quindi Royce sarà della partita di ritorno. Abbiamo detto quindi che la partita di ritorno il Dortmund c'è. Il Dortmund ha fatto tre vittorie consecutive, 4 con quella di Coppa martedì. Che pensi che possa arrivare meglio della Juventus all'incontro di Champions? Ma è una bella domanda. Il Dortmund è una squadra che
ha iniziato malissimo la stagione, però si sta riprendendo bene e poi sappiamo che le squadre tedesche sono sempre forti, soprattutto in chiave europea. Quindi io penso che alla fine Dortmund farà una grandissima partita contro la Juventus, anche se non mi voglio insomma tirare un pochino avanti per il risultato, quindi un pochino le mani avanti tengo dicendo che sarà una sfida. Poi è una partita 1-2, per carità, la Juventus ha dimostrato che a volte queste partite così difficili le prende bene, insomma, sulla buona strada, però poi ha dimostrato anche che in Europa comunque non ha mai inciso. Secondo me sarà una bella partita e vedremo anche questo Klopp cosa farà per rilanciare il Dortmund. Sicuramente il Borussia è in crescita, questo è poco ma sicuro. Poi la Juventus è in calo dall'altra parte e quindi eccola lì che poi magari può uscire poi la sorpresa, chi lo sa. Vabbè, insomma, il Pampa è sempre molto lapidario questa cosa, no Moro? Esattamente, non ci sono mezze misure per Pampa. No, non ci stanno mezze misure, o sei una pippa o sei un fenomeno. Esatto. Drastico, molto drastico. Senti Pampa, se l'Inter andasse un domani in finale di Coppa Italia, no? E contro, non lo so, facciamo finta la Roma, e la Juventus gli negasse di giocare la partita allo Juventus Stadium, ma tu che penseresti? Penserei che comunque non è una cosa normale, cioè questo è, cioè, una domanda un po' ambigua questa qui, Maxi, mi ha messo in difficoltà sinceramente. Te la fa così perché c'è la finale di Coppa di Spagna che si vorrebbe, sì, giocare al Bernabéu, solo del Real Madrid. Il Barcellona, okay, l'ha chiesto perché è bello capiente e il Real Madrid l'ha negato la possibilità. Ufficialmente no, la decisione verrà presa il 12 marzo, ma sembrerebbe che il Madrid non è disposto a concedere il Bernabéu per la finale di Coppa del Re tra Barça e Athletic Bilbao. Questa è una notizia che sinceramente mi spiace, sembra uno smacco più che altro. Sembra uno smacco, ma oddio, guarda, sinceramente non saprei, però questa è una notizia che mi stai dando in diretta. Io sapevo della finale Bilbao Athletic Bilbao Barcellona, però di questo fatto dello stadio sinceramente mi spiace. In Spagna funziona che non c'è la finale, non c'è uno stadio predisposto, no, come in Italia o come in Inghilterra. In Italia da poco, no, c'è il fatto che si gioca per forza a Roma, in Inghilterra si gioca per forza a Wembley, in Francia si gioca per forza allo Stade de France, e in Spagna si decide volta a volta a seconda della squadra che arriva, che le squadre che arrivano in finale. E siccome sono l'Athletic Club Bilbao e il Barça, vorrebbero giocare a Madrid in uno stadio capiente. Il Calderon non è disponibile, quello dell'Atletico, perché c'è un concerto in quei giorni e quindi è occupato, e hanno fatto richiesta entrambi del Bernabéu, e sembrerebbe che il Madrid non è disposto a concederlo, perché ovviamente essendo di proprietà in Spagna non c'è uno stadio, certo, nazionale, per capirci. E quindi sembrerebbe bello smacco veramente. Spero che non si realizzi. Stanno a rosicà, stanno a rosicà. Stanno a rosicà e spero che non si realizzi questa cosa, perché sarebbe grottesca. Quindi no, non sarei d'accordo, assolutamente no. Ok, quindi ti roderebbe, cioè ti darebbe fastidio che la Juventus direbbe di no. Oppure come? Moltissimo. Quindi sì, come? Moltissimo, assolutamente. Okay. Non esiste né cielo né terra una cosa del genere, veramente, Maxi. Questo volevamo sapere da te che ne pensavi di questa cosa. Ci è arrivato un po' in ritardo il Pampa, però ci è arrivato. Abbiamo un po' fatto la domanda che lui non sa tutto come andare la situazione. Si è trovato un po' spiazzato. Sì, più che altro mi ha spiazzato questa notizia. Quindi adesso spulcerò, vedrò, ma è incredibile, insomma, se veramente è questo.
Senti, l'ultima cosa che ti chiedo e poi ti lasciamo alla tua bora marchigiana sull'Adriatico. Allora, domenica, qual è la